Mariano Ferro, si parte dal problema ormai atavico del mercato di Vittoria e a cascata poi ci sono tante altre problematiche, ma si parte da lì. La partiamo, era quasi aspettata sta cosa, l'avevamo già prevista. Voglio dire, ogni anno c'è questa storia che per un mese e mezzo, due mesi, si è finita la campagna in anteprima, insomma, perché quello che sta succedendo al mercato di Vittoria è che il mercato è fermo assolutamente. Ma non è solo il mercato di Vittoria, qui siamo con il latte che con i prezzi da sopravvivenza, il frumento sotto il costo di produzione, la frutta che è al disastro. Tutto questo porta sempre, come abbiamo detto mille volte, porta al disastro economico, porta agli effetti che si stanno vedendo a Vittoria, la signora Piazza che fa lo sciopero della fame. Ma la cosa che c'è da dire ora, perché stanno facendo la legge elettorale, io penso che a settembre, ottobre, entro l'anno voteremo, ci sarà qualcuno che verrà a chiedere i voti, no? Quindi perché non fate qualcosa per questo disastro? Possiamo ancora subire e continuare ad avere quello che come effetti stiamo avendo in tutta la provincia, parliamo di 2500 aste giudiziarie, e non abbiamo nessuno che abbia la voglia di intestarsi questa battaglia? Può essere mai questo discorso? C'è la previsione che debbano venire i leader in provincia per ascoltare, per vedere, per capire. Che c'è da capire? Non dovete venire né a Vittoria, né a Ragusa, né da nessuna parte, dovete solo fare qualcosa in risposta a quello che sta succedendo. Sono anni che lo diciamo, che c'è da ascoltare? C'è qualcuno che non sa di che cosa parliamo, dei problemi di cui parliamo? Quando si dice protezionismo, perdonateci, sarà per alcuni una ricetta sbagliata, perché ovviamente dobbiamo anche parlare di esportazione, ma perdonateci, qual è la ricetta che ci date in funzione di quello che sta accadendo? Per salvare le imprese, le aziende, qui c'è gente che ha cominciato da 15 giorni la sua campagna. Che cosa prenderà con questi prezzi? Stiamo parlando di prezzi del ciliegino a 10 centesimi, il che vuol dire che, eppure, ancora una volta, vai a Milano e trovi i prezzi a 3,50 euro, no? E nessuno che sappia spiegare questo divario che c'è tra il prezzo alla produzione e il prezzo alla vendita della grande distribuzione organizzata. Questi sono i problemi che abbiamo detto, ripeto, dai 5 anni, da 10 anni a questa parte. Non si muove foglia. La domanda è: con quale faccia andrete a cercare il consenso? Perché il problema è quello. Con quale faccia chiederete il consenso ad una provincia, la più trasformata d'Italia, per chiedere e dire dateci il consenso e risolveremo i problemi? Sono anni e anni che vi chiediamo qualcosa e nessuno che ha dato una risposta. Siamo pronti a ritirarci se succede qualcosa.